Amici sportivi, buon pomeriggio allo stadio della Vittoria di Macerata. È la decima giornata di andata del campionato di eccellenza Marche. Di fatto oggi se ne va un terzo di questa stagione 2015-2016 del massimo campionato regionale. Si affrontano quest'oggi l'Elvia Recina e l'Atletico Gallo Col Bordolo, partiamo a mister Fulgini. Tanto match iniziato in questo momento, ci sono il secondo portiere entrato subito nel vivo. Tanto Romaschi prova l'ingresso in area, Romaschi, il pallone basso in mezzo, la conclusione e c'è il gol del vantaggio. Il gol di Rocci. Vantaggio Elvia Recina. Al secondo minuto di gioco Lorenzo Rocci mette dentro il suo secondo gol in campionato. Grande azione sulla destra da parte di Francesco Romaschi, il traversone di prima intenzione al centro e bravissimo Rocci nell'andare in anticipo su Andrea Nobili, sorpreso Baccaglia stessa. La battuta di Zandri, pallone in mezzo che filtra e arriva il pareggio. Arriva il pareggio dell'Atletico Gallo, il gol di Muratori al 17° minuto. Dunque ristabilita la parità, fatale ancora una volta l'Elvia Recina, la disattenzione difensiva. Sta di fatto che c'è il calcio d'angolo per l'Elvia Recina con il colpo di testa e la palla in rete, e la palla in rete, il gol dell'Elvia Recina, il gol dell'Elvia Recina, la doppietta di Lorenzo Rocci. Torna avanti la formazione di casa, doppietta di Lorenzo Rocci, bravissimo nel ribattere in rete il pallone sulla respinta da parte di Baccaglia. Vantaggio pesantissimo per l'Elvia Recina. Collo di Nobili, arriva Carsetti a dare manforto, poi Rossi, l'Elvia Recina che si chiude a riccio a protezione dell'area di rigore, arriva il fischio finale del signor Dascanio, finisce!